benvenuti a questo nuovo appuntamento con Mattino 6, la nostra rassegna stampa. Iniziamo subito dai giornali regionali, dalle prime pagine. Partiamo con il centro, questa è l'edizione di Pescara e questo è il titolo di apertura. Ancora il mare inquinato in primo piano, mare sporco, figuraccia mondiale. Analisi preoccupanti, nuovi divieti di balneazione sfrattano i giochi del Mediterraneo sulla spiaggia che si stanno svolgendo proprio a Pescara. E su questo argomento c'è l'editoriale di Giuliano Di Tanna, un'altra occasione perduta, questo il titolo. Nelle cronache l'inchiesta in Pescara, così Mattucci pestò Amadio per le cambiali e poi il papà di Berardocco in Montesilvano, ho minacciato il suicidio per mio figlio. E poi in Pescara a fine settembre il prefetto saluta la città perché va in pensione. Sotto la testata del centro, l'emergenza immigrazione, la marcia dei disperati a piedi fino a Vienna e poi le riforme con il Jobs Act, ultimi decreti, via ai controlli a distanza sui dipendenti. Scendiamo anche nel taglio basso della prima pagina del centro, questo è il Buongiorno Abruzzo, firmato da Edoardo Amato. Il titolo è Se il sindaco si affida alle guardie armate. Si parla di Alba Adriatica, il comune vuole affidarsi alla vigilanza privata per così un migliore controllo sul territorio in base ad una legge che era stata varata nel 2010 dall'allora ministro dell'interno Maroni con il progetto Mille Occhi sulla città. Cambiamo adesso prima pagina, cambiamo edizione provinciale, passiamo a vedere insieme la prima pagina della edizione di Chieti del centro. Vediamo anche per quanto riguarda l'edizione teatina qual è il titolo di apertura. La cronaca in primo piano, investe un'anziana e scappa. Lanciano caccia un giovane fuggito con il motorino. E nelle cronache, incidente all'Alba in Ortona, cuoce i peperoni e si ustiona, grave un 79enne. Poi in Chieti, comune indebitato, conti in rosso, taglia il bilancio per 10 milioni. In Vasto, la prima campanella, scuole vastesi, il calendario delle riaperture. Poi di spalla c'è il Fatto e si torna a parlare dunque del mare sporco a Pescara che sfratta i giochi, una figuraccia internazionale, così titola l'articolo Giuliano Di Tanna. A centropagina invece il calcio, domani al via i campionati, Lanciano d'Aversa vuole la salvezza, Chieti Diop ha firmato, debutto domani per la Virtus Lanciano e per il Chieti rispettivamente nei campionati di Serie B e Serie D. I frentani giocano a Vercelli, l'allenatore d'Aversa dice voglio la salvezza ma è ora di far parlare il campo. I neroverdi invece debuttano in casa con l'Olimpia Agnonese. La società ha ufficializzato l'acquisto del centrocampista senegalese Ousmane Diop, 21 anni, ex Martina Franca. Subito sotto la fotonotizia del centro abbiamo un richiamo dal Nazionale, l'articolo di Bruno Manfellotto, scelte politiche affidate ai sondaggi. Cambiamo adesso ancora prima pagina, andiamo a vedere insieme la prima pagina della edizione teramana del centro. Andiamo a vedere anche qui qual è l'apertura scelta dal giornale. Si parla della Team, scioperi confermati, niente raccolta rifiuti il 15 e 16 settembre prossimi. Nelle cronache, ragazza dilaniata, il PM ispeziona il cavalcavia della tragedia e poi a Roseto, stroncato da un infarto, muore il presidente del Cologna. In Val Vibrata, furto a Nereto, colpo grosso all'Eurospin, 18.000 euro il bottino. A centropagina troviamo la fotonotizia con il presidente Luciano Campitelli, presidente del Teramo Calcio, ricorso inammissibile, i campionati regolarmente al via. Dal collegio del CONI arriva l'ultimo no al Teramo Calcio, stoppa le speranze del diavolo che arriva all'ora di pranzo. Il collegio di garanzia del CONI non ha nemmeno esaminato il ricorso presentato dal Teramo e altre società coinvolte nello scandalo del calcio sporco, l'inchiesta Dirty Soccer, che chiedevano la sospensione del campionato. I ricorsi sono stati giudicati inammissibili e adesso per il patron Campitelli c'è da risolvere il rebus dell'allenatore Vincenzo Vivarini. La conferma infatti non è affatto scontata.
Andiamo avanti, sempre sul centro, andiamo a vedere adesso l'ultima delle quattro prime pagine provinciali, cioè quella del capoluogo di regione di L'Aquila e provincia. Ancora cronaca in primo piano, Schianto muore a 23 anni, Pescasseroli ferito gravemente l'amico alla guida. Nelle cronache all'Aquila, imbrattatori pizzicati dalle telecamere. Sempre nel capoluogo, maratona jazz, niente concerti nelle chiese. Ad Avezzano i commercianti sono contro l'isola pedonale. Vediamo anche a centropagina questa fotonotizia. L'Aquila Rugby e il 9° reggimento in montagna. Alpinisti e rugbisti insieme per scalare la vetta del Monte Camicia. Un'esperienza che non dimenticheranno facilmente gli atleti dell'Aquila Rugby Club che in collaborazione con l'esercito sono stati protagonisti di giornate impegnative ed affascinanti sulle splendide montagne abruzzesi. Gli atleti neroverdi, agli ordini dello staff tecnico, si sono ritrovati a Fonte Vetica assieme agli alpini del 9° reggimento della brigata taurinense. Insieme hanno scalato il Monte Camicia, poi hanno visitato Castelli. Adesso cambiamo testata, passiamo al Messaggero e andiamo a vedere insieme la prima pagina dell'inserto Abruzzo. Mare sporco inquina i giochi, questa è l'apertura del giornale. Pescara nuovi valori batterici fuori legge, scatta un maxi divieto dal porto fino allo stabilimento Quattro Vele. Emergenza Beach Games, vanno spostate alcune finali di nuoto, dirette della RAI a rischio. Dunque veramente una odissea questa del mare sporco a Pescara che sta pregiudicando dunque anche i giochi del Mediterraneo. E poi in questa notizia, in questo trafiletto, Ortona cuoce i peperoni, si ustiona gravemente, avvolta da una vampata di fuoco mentre accende la carbonella per arrostire i peperoni. Giovina De Iure, 79 anni, ricoverata in gravissime condizioni all'ospedale Cardarelli di Napoli. La prognosi è riservata, infatti ha riportato ustioni su quasi l'80% del corpo. E poi ancora cronaca, ancora una tragedia sulle strade. A Pescasseroli si ribalta in auto e muore a 23 anni. Un cuoco di 23 anni è morto ribaltandosi in auto più volte nella notte. Si parla di Gabriele Angelucci. Andiamo a vedere anche nel taglio alto della prima pagina. Siamo allo sport. Pescara e Lanciano si parte subito in salita. Livorno e Vercelli scatta domani l'avventura della Serie B. Poi per il calcio di Lega Pro, oggi Campitelli svela il Teramo della riscossa. Il patron alzerà il sipario sull'organigramma societario post processi, probabilmente sarà sciolto anche il nodo dell'allenatore. E sempre in Lega Pro pronti i visti per all'Aquila che studia la Pistoiese. Ieri sono arrivati i visti per Maccarrone e Milicevic, gli ultimi due acquisti dell'Aquila. Anche loro saranno a disposizione per l'esordio di domani al Fattori contro la Pistoiese. Andiamo a vedere anche sotto la testata la regione Toto rimpasto a oltranza, adesso chi rischia di più è Paolucci. Poi all'Aquila musica in centro con il coprifuoco, maratona jazz, vigilia agitata. E ancora tra calcio e cronaca la storia, mio figlio rovinato dal fallimento del Parma, Montesilvano, il genitore del calciatore Berardocco, minaccia il suicidio fino a tarda notte. Poi desiste, fatemi parlare con il PM Gennaro Varone, PM della Procura di Pescara. Di spalla i sapori, i segreti della Pescara cosmopolita. Per quanto riguarda l'Abruzzo da scoprire, maritozzi e panna, pasta tirata a mano, ma anche vino e olio tra Isola Pedonale e il Marina. Scendiamo nel taglio basso, la statistica. Un bimbo su tre fuori dall'asilo nido, l'articolo è di Gianluca Lettieri, istruzioni per l'uso in forma di premessa. È normale che all'inizio dell'anno un asilo nido e il comune di riferimento abbiano bambini in lista di attesa. Durante la stagione le liste scorrono e si crea spazio. Magari non è normale che uno su tre dei bimbi nati in Abruzzo sia rimasto fuori, forse un po' troppi. La notizia emerge da un report nazionale dell'Osservatorio Cittadinanza Attiva sul mondo degli asili nido. Restiamo sempre ai quotidiani regionali e adesso andiamo a vedere insieme la prima pagina della città, quotidiano della provincia di Teramo.
Titolo di apertura: il gelo tra la curva e Campitelli, faccia a faccia tra il patrone e il tifo organizzato. Oggi ci sarà, diciamo, la presentazione del nuovo assetto societario per quanto riguarda, la Teramo Calcio. E a centro pagina, la fotonotizia con il titolo "Ci risiamo", Teramo, la Team proclama lo sciopero per il 15 e 16 settembre. Dunque, ci saranno, come vedete dalla fotografia, ancora i rifiuti in strada per lo sciopero. Per lo sciopero della Team che si occupa della raccolta dei rifiuti a Teramo. Sotto la fotonotizia, domani al via il campionato di Serie D, Girone F, sfide fuori casa per San Nicolò e Giulianova. Di spalla, ancora per quanto riguarda il mondo del calcio, lutto: è morto Silvino De Miglio, patron presidente del Colonia Spiaggia. E poi a Giulianova, in spiaggia tornano i divieti per i cani. La tragedia di Tortoreto, la procura non archivia il caso come suicidio. E poi, per quanto riguarda il turismo, nel taglio basso da Bellante a Isernia sui binari storici della Transiberiana d'Italia. Andiamo anche sotto la testata: Nereto, bottino da 20.000 euro, assalto all'Eurospin, smurata una cassaforte. Poi polemiche sulle nomine: Tu e Saga, i due presidenti lavorano gratis. Questo per quanto riguarda la rassegna regionale delle prime pagine. Restiamo sempre alle prime pagine, ma apriamo lo spazio dedicato al nazionale, andando subito a vedere anche qui le aperture dei giornali nazionali. Iniziamo dal Corriere della Sera: la marcia dei migranti verso Vienna. Questa è l'emergenza. Unione Europea verso l'adozione di quote obbligatorie. No di Praga e Bratislava. Via dall'Italia soltanto 36.000 profughi. A migliaia sono partiti da Budapest a piedi lungo ponti ed autostrade. Un itinerario di 250 km. E poi, a centro pagina, la riforma del lavoro. Approvati gli ultimi decreti del governo, il Jobs Act e legge, telecamere utilizzabili per i licenziamenti. E adesso andiamo su Repubblica. La grande marcia dei migranti, l'Est sfida l'Europa. Ancora l'emergenza immigrazione in primo piano, in migliaia da Budapest a Vienna, cartelli pro Merkel, allarme del Pentagono, la crisi durerà 20 anni. E dunque bisogna, insomma, cercare delle soluzioni alternative all'emergenza, magari risolvendo i problemi del Medio Oriente e le guerre che agitano quella zona del mondo. Andiamo ancora avanti con la lettura dei giornali. Questa è La Stampa: la lunga marcia dei profughi. Ungheria, migliaia di rifugiati siriani in cammino per seguire il sogno europeo di una vita migliore. No dei paesi dell'est alle quote di accoglienza. Cameron dice: ne prendiamo 4.000 per quanto riguarda la Gran Bretagna. E poi parla il consigliere economico del Premier per quanto riguarda il Jobs Act, approvati i decreti. Guerra, le riforme ci sono, ora tocca alle imprese ripartire. Andiamo ancora avanti, il Sole 24 Ore. Il lavoro statunitense delude le borse, cadono Europa e Wall Street. Al G20 l'autocritica della Cina: abbiamo sottovalutato la bolla, resta alta l'incertezza sulle mosse della Federal Reserve. Bruciati 181 miliardi, Milano la peggiore borsa, meno 3,18%. Dunque, come sempre, l'economia in primo piano sul Sole 24 Ore. Poi controlli e NASPI, Jobs Act completato, nuove regole sulla privacy, addio alle dimissioni in bianco, uniti i servizi ispettivi, varati gli ultimi quattro decreti attuativi. Poletti, il ministro del lavoro, dice: ammortizzatori estesi a 1,4 milioni di persone, anche per quanto riguarda le piccole aziende. Di spalla, gara record di Trenitalia per il trasporto regionale, 500 treni per 4,5 miliardi. E poi sotto la testata, l'emergenza immigrazione, ovviamente la marcia dei profughi da Budapest verso Vienna, Londra apre sull'accoglienza. Sempre per quanto riguarda questo argomento, il pressing della Merkel, l'Italia avvii subito gli hotspot. Andiamo ancora avanti, il Messaggero edizione nazionale. Ai sindacalisti pensioni più alte, cambia apertura
il giornale romano, l'INPS, contributi più vantaggiosi rispetto agli altri lavoratori. Renzi, ora ci vuole una legge sulla rappresentanza. E poi il Jobs Act, completata la riforma, via libera ai controlli a distanza su PC e cellulari, sì all'uso dei video. A centropagina la fotonotizia per quanto riguarda l'emergenza immigrazione, la marcia dei migranti verso Vienna, quote, l'Est alza il muro, inaccettabili. E poi il venerdì nero delle borse, Fede, novità, si affondano le borse, Milano giù del 3,1%. Per quanto riguarda invece Roma, Marino Alfano e scontro, presto una nuova relazione. Il sindaco vede Gabrielli, datato il dossier Viminale, il ministro governavi da un anno. Ancora avanti con i giornali nazionali. Questo è il giornale, l'ultima del governo, le mani sulle pensioni, allo studio tetti e tagli, ma sono i sindacalisti quelli che incassano di più, via libera a spiare telefoni e computer dei dipendenti. La previsione del Pentagono, l'emergenza immigrazione, profughi, l'invasione durerà 20 anni. Disperati in marcia da Budapest a Vienna e l'Europa dell'Est si ribella alle quote. Andiamo ancora avanti. Libero, dopo quella per diffamazione, indagine su Marino per truffa. Il sindaco ha firmato contratti con persone inesistenti per garantire vantaggi fiscali illeciti alla Onlus, della quale era presidente legale rappresentante. Ora questi fantasmi potrebbero mettere la parola fine alla sua carriera politica. E poi video dei profughi taroccati dai Forza Invasione, così dice Libero. Andiamo ancora avanti, il tempo, il controesodo, questo è il titolo sulla fotonotizia, l'onda lunga profughi a piedi da Budapest a Vienna, Salvini a Mineo, i migranti, merce di scambio elettorale. Poi per quanto riguarda Roma, sottomarino bis, ci risiamo. Prima pioggia, la città annega. Andiamo ancora avanti con la lettura dei giornali. Il Mattino di Napoli. Giannini, premi di merito ai presidi. Questa è l'intervista del giornale al ministro della Pubblica Istruzione, che parla dei trasferimenti e delle nuove assunzioni nella scuola. Drammatizzazione, dice, anch'io fui pendolare, ora cambiano i test di medicina, sia il numero chiuso, ma basta con i quiz. Infatti è tempo anche delle ammissioni alle facoltà universitarie. E poi la fuga dei migranti, vogliamo la Germania, una marea umana in marcia da Budapest a Vienna. Andiamo ancora avanti, Avvenire, marcia della dignità, profughi a piedi dai campi ungheresi all'Austria, aperture nell'Unione Europea, ma l'Est si oppone alle quote. Il Fatto, migranti fuggono da un centro, poi si dirigono verso la frontiera, altri ripresi dopo scontri con la polizia, in Siria i funerali del piccolo Aylan, che è il bambino diventato tristemente famoso per quella fotografia sulla spiaggia che ha fatto il giro del mondo e che sembra fortunatamente aver aperto anche una nuova discussione sull'emergenza migranti. E poi l'economia, Jobs Act, riforma fatta, sì a controlli nelle aziende, varati gli ultimi decreti e l'Istat certifica la crescita del PIL allo 0,7%. Andiamo ancora avanti, l'unità, We Have Dream, così titola il giornale di area di centrosinistra, migliaia di migranti in marcia a piedi dalla stazione di Budapest verso l'Austria, il Pentagono all'Unione Europea, organizzatevi per 20 anni di migrazioni, Ayan ora è a casa per essere seppellito. E poi la mostra del cinema di Venezia, Johnny Depp fa il cattivo nella città dei preti pedofili e conquista il Festival di Venezia. Andiamo ancora avanti, il manifesto, l'Europa marcia, questo è il titolo sempre particolare del manifesto, i profughi lasciano la stazione di Budapest e si mettono in marcia a piedi verso l'Austria, rivolta nei campi di detenzione, rottura nell'Unione Europea, Lussemburgo vertice senza paesi dell'est, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria e Polonia si riuniscono a Praga e dicono no alle quote.
Ancora, andiamo avanti, il Fatto Quotidiano, la Corte dei Conti, Renzi, 4 anni di bilanci falsi, Firenze, ultimatum a Nardella, 2 mesi per correggere la mala gestione in comune. I giudici contabili contestano all'ente toscano l'impiego di fondi di riserva per le spese correnti non ricostituiti alla fine del mandato e di aver rinviato 152 milioni di crediti diventati oggi inesigibili. Dunque queste le grane per quanto riguarda Renzi quando era sindaco di Firenze. Vedete a centropagina ancora la fotonotizia della marcia dei migranti. Andiamo sotto la testata invece, caso Tutino Crocetta, una strana inchiesta in cerca di procura. Impasse a Palermo e Caltanissetta, PM incompatibili per quanto riguarda questa inchiesta. E poi robe da matti, inserzione soldi per la sua rivista, Fiat Braille Campari, ecco tutti gli sponsor del mafioso dell'Utri. Adesso, prima di passare al meteo, rapidamente andiamo a vedere anche la rassegna dello sport. Questa è la Gazzetta dello Sport. Inter in primo piano, la fiducia del presidente, Toir scudetto, perché no? Numero uno nerazzurro ci crede, siamo da Champions e là, me lo ha detto anche Mancini, dobbiamo puntare in alto. E 10 esperti dicono, Mancio provaci, Icardi uomo chiave. Poi ai Juve manca il mastino e Nainggolan urla, Roma da primato con i gol di Dzeko. Ai Pirlo lento, impreciso, rischia il posto contro la Bulgaria. La partita si giocherà a Palermo domani per quanto riguarda l'Italia. E poi va Italbasket, via all'Europeo contro i turchi e per la Formula 1 fuga Mercedes, la pioggia può aiutare Vettel. Nel taglio basso, in campo la Serie B Cesena Brescia per cominciare a Bodi, dice tifosi fidatevi di noi. Andiamo sul Corriere dello Sport, Inter Milan già da record, febbre derby, venduti 65.000 biglietti, si va verso un incasso record da 4 milioni, Toir sogna la vittoria in campionato, Balo prova invece a convincere Mihailovic. C'è un'intervista esclusiva di Spalla a Digne, sì, è una Roma formato scudetto, vorrei il tricolore come Candela Garcia, è un grande motivatore. Sotto la testata inizia la Serie B, Cagliari e Bari inseguono la promozione, nell'anticipo invece c'è il Cesena. E poi si discute ancora sul gol di mano di Pellè. Nella partita contro Malta, giocata dall'Italia e vinta per 1-0, gol di Manio e furbizia o slealtà, si chiede il giornale. Andiamo velocemente su Tutto Sport, Juve rilancio Amsic. Si parla ancora di mercato nonostante si sia chiuso da poco. Il grande colpo mancato in estate è solo rimandato. I bianconeri sono già al lavoro per le prossime sessioni di mercato. Al primo posto tra gli obiettivi c'è sempre il trequartista e Marotta è pronto a riallacciare i contatti con il Napoli. Intanto lo slovacco ammette: sapevo dell'offerta juventina, ma adesso è meglio non parlarne. E poi per quanto riguarda gli ex juventini, Vidal, nuova bufera, ubriaco e via dal Cile. Sotto la testata il Torino, Belotti canta 4 volte, testa a settimo, il Gallo scatenato 9-0 per i Granata, applausi per Pricic, Bagnoli, come il mio Verona. Di Spalla, mezzo Milan già nel mirino di Mihailovic, il tecnico è ancora furente, poi Toir all'Inter, l'obiettivo è lo scudetto e ancora il Brescia Cesena, B e Lega Pro stasera al via con 2 anticipi. Adesso diamo spazio al meteo con il collegamento consueto con il nostro esperto Giovanni De Palma di abruzzometeo.it.org. Buongiorno a te Giovanni. Buongiorno Alfredo, buongiorno a te e a tutti i telespettatori. E dunque il peggioramento che peraltro avevi ampiamente annunciato è arrivato e dunque dici che tempo farà nel weekend e se continuerà questa pioggia. Sì, Alfredo, è arrivata questa perturbazione che già nella giornata di ieri ha comunque favorito la formazione di temporali anche di una certa consistenza sulla nostra regione e questo tipo di tempo continuerà ad essere caratterizzato dalla presenza di una nuvolosità piuttosto compatta con dei rovesci e dei temporali anche nelle prossime ore, soprattutto in mattinata e nel primo pomeriggio. Ancora dei temporali, quindi previsti nuovamente in intensificazione a partire dalla Marsica nell'Aquilano, mentre non si escludono comunque delle schiarite.
che saranno temporanee comunque nella prima parte della giornata, soprattutto sulla fascia orientale della nostra regione. Quindi questo tempo, insomma, continuerà ad essere diffusamente instabile, caratterizzato da rovesci diffusi, localmente anche di forte intensità. Poi dalla serata è previsto comunque una graduale attenuazione della nuvolosità e dei fenomeni a partire dal settore occidentale e in estensione poi verso le restanti zone entro la tarda serata e la nottata, perché poi la giornata di domenica sarà decisamente migliore di quella attuale, perché sono previste delle schiarite, anche se le temperature si tenderanno ulteriormente a diminuire, perché sta arrivando aria più fresca proveniente dall'Europa centrale. Quindi questo è un dato da segnalare. Quindi nella giornata di domani ci saranno ampie schiarite su gran parte del territorio regionale, però attenzione, perché sempre poi nel pomeriggio sera saranno possibili nuovi addensamenti sulle zone montuose sul versante orientale, con possibilità di precipitazioni. Poi diciamo anche in serata e in nottata tra domenica e lunedì non si escludono comunque dei rovesci lungo la fascia costiera, quindi pur con un tempo in miglioramento permarrà l'instabilità anche nei primi giorni della prossima settimana. Pur con un tempo migliore rispetto a quello che avremo nelle prossime ore, comunque ci sarà spazio a degli annuvolamenti, soprattutto durante le ore centrali della giornata e nel corso del pomeriggio, ma le temperature saranno in ulteriore diminuzione, quindi andremo al di sotto delle medie stagionali. Farà piuttosto fresco al mattino, di notte e al primo mattino, comunque saranno valori gradevoli durante le ore diurne. Poi altrettanto c'è da segnalare un possibile nuovo peggioramento del tempo a partire da mercoledì sera e nei giorni successivi, perché se la configurazione verrà confermata anche nei prossimi giorni, impulsi di aria fredda provenienti dall'Europa centro-settentrionale si dirigeranno proprio sulla nostra penisola e favoriranno la formazione di un minimo depressionario proprio sulle regioni centro-meridionali. Insomma, con una premessa del genere, se la situazione verrà confermata, la seconda parte della prossima settimana sarà ancora una volta caratterizzata dal maltempo, ma si tratta di una situazione che poi ne riparleremo diffusamente nel corso dei prossimi aggiornamenti a freddo. Eh sì, grazie a Giovanni De Palma, come sempre preziosissimo per farci capire cosa succede nel cielo sopra le nostre teste. Grazie ancora a Giovanni. Prima di salutarci facciamo ancora vedere il sito di Abruzzo Meteo, eccolo qui messo in onda dalla regia di Gianni D'Areo. Questo dunque è il sito internet per avere tutte le informazioni di cui necessitate sul meteo nella nostra regione. Poi c'è la pagina Facebook di Abruzzo Meteo che andiamo a vedere in questo istante, eccola qui. E infine la pagina Facebook di Giovanni De Palma. Ovviamente sul social network potete interagire con Giovanni. Grazie ancora a te, ovviamente ti auguro una buona giornata e un buon fine settimana. Grazie, spero una buona giornata e un buon fine settimana a te e a tutti i telespettatori di TV6. E noi adesso ci prendiamo un piccolo break per la pubblicità e poi torniamo con la seconda parte di Mattino 6 per approfondire le notizie dalla nostra regione. Vi aspetto. Eccoci di nuovo insieme per la seconda parte di Mattino 6. Dunque torniamo nella nostra regione con le notizie, torniamo sul quotidiano Il Centro, questa è la pagina Abruzzo. Politica e rimpastino nella giunta regionale, il PD sacrifica tra virgolette un suo assessore per Abruzzo Civico, le due opzioni dentro Gerosolimo al posto di Di Matteo o di D'Alessandro, Mazzocca sottosegretario, Sel ci pensa. Su questo argomento, prima di vedere le altre notizie, andiamo a vedere anche la lettura che dà il Messaggero. Totò rimpasto a oltranza, adesso è Paolucci che rischia la poltrona, la quadra non si trova, Rapino allarga il campo e offre la testa del superassessore, ma ora bisogna fare in fretta. Dopo Sel pure il DV è in agitazione, Gerosolimo non ha ancora accettato, manca il tassello dei punti nascita. E dunque queste le beghe, diciamo, all'interno della giunta regionale guidata dal Partito Democratico e da Luciano D'Alfonso. Dunque torniamo adesso sul centro e andiamo a vedere questa notizia di spalla. Doppi incarichi, D'Amico e Mattoscio, denuncia di Forza Italia e smentite. Un esposto alla Procura di Chieti
con l'obiettivo di chiarire la legittimità o meno degli incarichi al rettore di Teramo Luciano D'Amico e al professor Nicola Mattoscio, a capo della TUA e della SAGA rispettivamente. E dunque su questo argomento andiamo a vedere insieme il servizio realizzato da Francesca Romana Testi. Da Regione Facile a Regione Facilona, così parla Forza Italia annunciando un esposto alla Procura della Repubblica di Chieti per il caso dei doppi incarichi di due accademici. Nel caso specifico si tratta del magnifico rettore Luciano D'Amico, attualmente presidente della TUA, Società di Trasporti Abruzzese, e di Nicola Mattoscio, direttore del Dipartimento di Scienze Filosofiche, Pedagogiche ed Economico-Quantitative, e nominato presidente SAGA, società che gestisce l'aeroporto internazionale d'Abruzzo. Che secondo la legge Gelmini sarebbero incompatibili. Avevo in question time interrogato il ministro Giannini, evidenziando come il decreto Gelmini, tuttora in vigore, impedisse il cumulo di incarichi tra un professore di qualunque ruolo che a titolo anche oneroso o anche gratuito, ma che facesse a tempo pieno il docente e un rettore, così come un direttore di dipartimento, lo fa a tempo pieno, secondo il dettato della legge. E altro incarico. Forza Italia interpella l'attuale ministro all'istruzione che per tutta risposta demanda il caso alla magistratura. Forza Italia intanto scopre che negli atti ufficiali della regione Abruzzo ci sarebbero gravi inesattezze, come ad esempio quella in cui si dichiara il non percepimento di retribuzione per tali incarichi. La legge parla chiaro, ma tra l'altro andando a sculciare sul sito dell'Ateneo d'Annunzio, nella sezione della trasparenza, laddove ci sono i docenti che hanno chiesto di rivestire altri ruoli autorizzati, compare appunto il professor Mattoscio che non è a titolo gratuito ma a titolo oneroso. Allora la Regione Abruzzo ha fornito al ministro in un atto ufficiale una risposta falsa perché le enti non sono, le figure sono gestionali, non sono soltanto di indirizzo ma sono gestionali, false perché non sono tutte e due a titolo gratuito, insomma una serie di falsità. Torniamo sul Messaggero. Nel taglio basso della pagina Abruzzo, D'Alfonso va avanti sulla sede Siti, si cerca la sponda dei vigili del fuoco, chieste verifiche sul carico antropico di tutta la zona. Dopo l'indagine della procura e la diffida grillina, il governatore sollecita gli uffici per l'iter burocratico. E poi la statistica, un bimbo su tre fuori dall'asilo nido. Questo il report e quanto viene fuori dal report di cittadinanza attiva. Torniamo sul quotidiano Il Centro, sempre nella pagina Abruzzo. Nuovo responsabile delle vendite globali, manager pescarese ai vertici del gruppo Adecco. E ancora arriva la ricetta elettronica per i veterinari. L'Abruzzo ha scelto per testare il nuovo sistema informatizzato del Ministero della Salute. Ancora ritroviamo la notizia che riguarda gli asili. Tariffe stabili ma attese lunghe, secondo i dati di cittadinanza attiva, la più cara è Pescara e il 33% dei bimbi aspetta che si liberi un posto. Poi il convegno a Fara San Martino Galantino c'è e ricalca la pastorale di Papa Francesco, l'invito ai parroci, una chiesa che non si accorge del grido di fuori, non è chiesa. Andiamo sulla pagina di Pescara adesso, e in primo piano ovviamente l'emergenza mare inquinato, stop bagni, il mare sporco, sfratta le gare dei giochi, l'Arta dice superati i limiti a Via Balilla, Via Mazzini e Fosso Pretaro. Questi i dati delle analisi del mare, vedete evidenziati in rosso i dati appunto. Fuori dal limite per quanto riguarda gli escherichia coli che sono veramente alti e poi anche per gli enterococchi. Dunque il comune è costretto a firmare due nuove ordinanze per bloccare la balneazione. Per gli esperti l'inquinamento è causato probabilmente da scarichi fognari fuori controllo. L'Aquatron, la disciplina dei giochi del Mediterraneo sulla spiaggia, è stato trasferito nella spiaggia libera tra le Naiadi e il Lido Hawaii.
Confcommercio attacca i vertici dell'ACA e dell'ARTA e dice ora dimettetevi, e dunque la giunta esecutiva della Confcommercio di Pescara in una nota chiede le dimissioni dei vertici di ARTA ed ACA. Ad attaccare i vertici di ARTA ed ACA è anche il sindaco di Francavilla Antonio Luciani, che siamo andati ieri ad intervistare con Paolo Renzetti, anche perché uno dei nodi diciamo caldi di questa emergenza è proprio il depuratore di Fosso Pretaro, che è sito nel comune di Francavilla al Mare al confine con Pescara. E allora andiamo ad ascoltare il sindaco Luciani, che replica alle dichiarazioni fatte sempre al TG6 dall'amministratore unico di ACA di Baldassarre. Vediamo. Io continuo a sentire queste frasi e queste dichiarazioni e mi arrabbio proprio per questo, perché qui con me, se possono essere inquadrate, c'ho l'ennesima comunicazione intanto dell'ARTA Abruzzo per un prelievo fatto il 7 luglio e comunicato, guardate la data del protocollo, il 3 settembre 2015. Ricevo in data 2 settembre 2015 una notizia dall'ACA che ci dice che hanno avuto l'ennesimo problema all'impianto di depurazione in località Pretaro, però va tutto bene. E poi ultimo, ricevo stamattina la Confcommercio che chiede anch'essa le dimissioni dei vertici ACA ed ARTA, però va tutto bene. Io non dico, perché sarei un matto a dirlo, che la colpa di tutto questo è dell'attuale vertice ACA o dei vertici ARTA, perché questi sono guai che ci arrivano dal passato, arrivano guai dal passato per me, arrivano dal passato per loro, e qui ci si deve impegnare per risolverli. Quello che non sopporto è che si continui a fare come si faceva nel passato, cioè a dire va tutto bene. No, non va bene niente. Nell'esposto che io ho intenzione di presentare in procura c'è semplicemente un elenco di documenti e quindi un elenco di fatti, non di dichiarazioni, non sarà arricchito con chissà quale dichiarazione. Io ho intenzione di fornire in procura tutti i documenti che sono stati via via raccolti e protocollati al Comune di Francavilla al Mare, perché già dall'esame di quei documenti si capisce che il sistema non funziona. Torniamo sul centro adesso, restiamo sempre a questo argomento. A Sattrezzato lunedì partono i lavori, in arrivo la nuova condotta dall'Austria, la corsia chiusa da 5 mesi riaprirà a metà settembre. Ricorderete che il 28 luglio scorso si è rotta la condotta diciamo d'emergenza che sostituisce quella crollata assieme all'Assattrezzato a Pasqua di questo anno. Si è rotta sversando all'incirca 25.000 o 30.000 metri cubi di liquami nel fiume Pescara, causando diciamo lo scoppio della bolla emergenza mare inquinato a Pescara, e poi tutte le polemiche che sono seguite al divieto di balneazione firmato e non comunicato dal sindaco di Pescara, che resta sotto attacco. Marco Alessandrini, il centrosinistra, lo difende. Assessori e consiglieri comunali fanno quadrato attorno ad Alessandrini, condotta riprovevole dell'opposizione nel Consiglio sul mare inquinato, opposizione che aveva diciamo esposto delle magliette con la scritta Alessandrini dimettiti. L'ex consigliere pescarese Maurizio Acerbo di Rifondazione Comunista dice: la seduta sospesa con me non era mai successo, ricordando alcune appunto delle proteste clamorose che proprio Acerbo fece quando era consigliere all'interno dell'aula, ma il consiglio non venne mai sospeso. Invece il presidente Blasioli ha ritenuto lo scorso pomeriggio di sospendere diciamo il consiglio il pomeriggio dell'altro ieri per le intemperanze del centrodestra, che dice quelle magliette le indosseremo ancora in futuro. Restiamo sempre a questo argomento, andiamo sul Messaggero. Vediamo il titolo del Messaggero: bagni vietati dal porto fino a 4 vele, nuova ondata di ordinanze dopo le ultime analisi ARTA, valori oltre i limiti per Escherichia coli, fogne pirata sotto accusa, mare inquinato anche a Fosso Pretaro, Alessandrini ancora nella bufera, ma la maggioranza lo sostiene. Dunque questo è un po' il riassunto di quanto accaduto. Ovviamente ci sono i giochi del Mediterraneo in questo momento a Pescara, dunque riflettori ancora più puntati su questa emergenza che causa
causa ovviamente problemi anche agli organizzatori. Torniamo sul centro adesso e andiamo avanti con la lettura del giornale. Inchiesta con 8 arresti, ma Tucci pestò Amadio per 2 milioni di cambiali. Sì, dunque cambia argomento. Dall'indagine sui fallimenti pilotati spunta un retroscena rivelato dai testimoni. L'ex patron del Roseto Basket preso a pugni aveva il volto insanguinato. Intanto ci sono stati i primi interrogatori in carcere, ma Tucci ha scelto di non rispondere alle domande del giudice per le indagini preliminari nel corso dell'interrogatorio di garanzia che si è svolto ieri mattina nel carcere di Pescara. Andiamo avanti. La cerimonia di premiazione in prefettura a Pescara. Il prefetto andrà in pensione a fine mese. Ho lavorato a Pescara con passione, giusto dare spazio ai giovani nominati. Intanto 8 cavalieri del lavoro. Io internato nel lager nazista da Abramo Rossi, 91 anni, è stata consegnata la medaglia di liberazione. Andiamo ancora avanti, movide e rumori molesti, via Battisti in sordina, locali chiusi 2 ore prima, vicina all'intesa tra esercenti e comune, serrande giù alle 2 nel fine settimana, stop ai cicchetti a 1 euro e alla vendita di bevande nelle bottiglie di vetro. E ancora il sopralluogo Fontanelle Vertice senza D'Alfonso, il presidente della regione da forfè all'incontro con i residenti e Don Max in uno dei quartieri più problematici di Pescara, quello di Fontanelle. La Guardia di Finanza, Iadarola alla Polizia Tributaria, il nuovo tenente colonnello è subentrato a Melasecca e dunque cambio a vertice del nucleo di Polizia Tributaria del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Pescara. Poi fioriti del CIPAS, dice prostitute ovunque, dalla bonifica fino a Francavilla, anche questa è un'emergenza molto sentita dalla popolazione con il fenomeno della prostituzione che affligge la zona sud di Pescara e la zona nord di Francavilla. Andiamo ancora avanti, mezz'ora di pioggia manda in tilt la città, università allagata, a Penne un albero si abbatte su un'auto, conducente illesa, spoltore le strade attorno all'arca invase dal fango. Con le prime piogge tornano anche i problemi degli allagamenti, soprattutto sulla costa. Le previsioni le abbiamo sentite poco fa dal nostro esperto Giovanni De Palma, che ci ha confermato che ci sarà tempo instabile sulla nostra regione. Andiamo nella pagina di Francavilla Metropolitana, Malloppello e la Bassa Val Pescara. Luciani punta al bis con 4 liste civiche. Francavilla, un anno dal voto, il sindaco scopre le carte e lancia un appello. Voglio formare un gruppo coeso. Vi faranno parte anche simpatizzanti del Partito Democratico. E per quanto riguarda il centrodestra, Moroni dice basta con le beghe interne. Intanto a Francavilla parte il progetto per il turismo gay. Non solo hotel, ristorante e discoteca, Francavilla prima città gay friendly d'Italia è l'obiettivo del progetto che l'artista regista Massimo De Marco con il suo staff di Canal G Onlus Group sta portando avanti in collaborazione con l'amministrazione del sindaco Luciani. Scendiamo a centropagina, restando sempre a Francavilla, strade nel degrado, pulizia fai da te, il comune contro la provincia per la cattiva manutenzione a Piattelli. E poi San Giovanni Tatino, stasera la notte bianca dello sport, e a Manoppello invece vince la causa da 460.000 euro con il comune, che dunque dovrà pagare questi soldi agli eredi Simonelli. Andiamo a Montesilvano adesso, l'incompiuta, i costi del cantiere Lumaca, distretto ASL, persi 4 anni in fumo, 540.000 euro. Ecco quanto ha speso finora l'ente per l'affitto dello stabile cadente in Corso Umberto. L'apertura del nuovo edificio resta un'incognita, la vecchia sede opzionata fino al 2021. Intanto il sindaco Maragno in viaggio in Germania per firmare un gemellaggio, valigie pronte per Maragno che il 7 settembre volerà alla volta di Leinstein, comune della Renaria, a sud di Bonn in Germania, con il quale il comune di Montesilvano sta perfezionando le pratiche per un gemellaggio. Scendiamo nel taglio basso, a Spoltore Mancini, la scuola di Caprara non chiuderà. Per quanto riguarda Città Sant'Angelo, tutti gli alunni in classe il 14 settembre, e ancora a Spoltore, festa in piazza con Duccio.
Montesilvano, una storia brutta tra cronaca e sport, la minaccia di suicidio l'ho fatto per mio figlio. Roberto Berardocco si è barricato in casa ma è stato bloccato, Luca penalizzato, il figlio dal crack del Parma, nessuno mi ha ascoltato. Veramente una storia che a volte che non vorremmo mai sentire, a volte il calcio si trasforma da un gioco bellissimo anche in un incubo. Si è chiuso in casa con un cappio e un coltello, per fermarlo sono intervenuti i carabinieri e il pubblico ministero Varone. E poi la carriera del calciatore, quel talento notato anche da Sacchi. Il 27 marzo 2011, dopo un Modena-Pescara, attirò l'attenzione anche di Arrigo Sacchi. Che bravo questo ragazzo, si lasciò scappare l'ex allenatore del Milan e della nazionale italiana. Scendiamo nel taglio basso. L'operazione Suini in cattive condizioni igieniche, blitz dei carabinieri del NAS in una porcilaia con 500 animali. A Città Sant'Angelo prosegue giroglio tra convegni e degustazioni, a Cepagatti materiale scolastico, domani la giornata di scambio solidale. La pagina di Pene Popoli dell'Alta Val Pescara. Popoli dice no al tunnel del metanodotto SNAM. La società chiede in cambio l'uso dei terreni per la linea sul Monafoligno. Il comune lancia l'appello ai residenti, 30 giorni per mobilitarsi e opporsi. E poi la discarica di Bussi. Il ministro fa appello contro le assoluzioni. Galletti annuncia di aver dato mandato all'avvocatura dello Stato di proporre appello contro la sentenza di primo grado che nel dicembre scorso ha assolto 19 imputati nel processo Bussi. A Penne sempre i profughi saranno integrati, se le rifondazioni contro sospiri potranno fare lavori socialmente utili. Adesso andiamo sul Messaggero, andiamo a vedere anche qualche notizia da prima da Chieti e poi andremo anche all'Aquila. Professioni sanitarie tra paure e speranze, ieri il primo test con 1657 candidati per 300 posti all'Università di Chieti. Il rettore di Ilio, i precorsi di agosto sono serviti a dare le indicazioni per questo esame. I ragazzi alla D'Annunzio, qualità migliore, più posti in pazienti, i familiari. E poi, sempre per quanto riguarda Chieti, discarica, altra ordinanza e scontro di Primio WWF. Il sindaco accusa, vengono qui solo per la sede. E poi svastiche in centro, i sospetti della Dicos sulle scritte che sono comparse in centro città. E per quanto riguarda il lavoro, Thales, ecco la cassa, lunedì ci sarà uno sciopero, i sindacati, tipologia delle ore senza una logica. La pagina di Lancianova Stortona, cuoce i peperoni e si ustiona, è gravissima, la donna utilizza l'alcol per accendere la carbonella e riporta bruciature profonde sull'80% del corpo. Si allunga l'elenco degli incidenti domestici avvenuti al barbecue durante l'estate causati dall'imprudenza. Il figlio lancia l'allarme, l'anziana lotta per la vita all'ospedale Caldarelli di Napoli. Vasto, Ombrina Mare, il comune fa ricorso al TAR. Il comune dice ancora una volta no ad Ombrina e decide di ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale. A Ortona, incendio ad Acquabella, a rischio case e Pineta. Un incendio di 1500 metri ha lambito le case di Contrade Acquabella e la Pineta omonima. Scendiamo nel taglio basso, per il settembre lancianese ecco come cambia la viabilità, variazioni anche per le corse dei pullman, i parcheggi e le soste alternative. A Lanciano si preparano 15 giorni di festa, come sempre nel capoluogo frentano. Ortona, comune, arriva la diffida del prefetto, o si approva il bilancio entro 20 giorni oppure tutti a casa. Ancora a Vasto, bus chiesto lo spostamento del terminal. Andiamo adesso sulla pagina aquilana del Messaggero. Musica con il coprifuoco e rivolta. Ordinanza del sindaco, si chiude alle 23:30, non più alle 3. Chi vive in centro ha bisogno di una buona qualità della vita. Pugno di ferro contro la movida selvaggia, ma il provvedimento fa discutere in vista della grande kermesse di jazz prevista per domani. Consiglio, crisi della maggioranza, slitta lunedì il chiarimento, in giunta non è automatica la sostituzione del dimissionario Vicini con Pierluigi Mancini. E poi l'università nel polo di Coppito torna in funzione, la mensa inagibile nel post terremoto.
Scendiamo nel taglio basso, Morosi delibera il vaglio dei revisori, per l'assessore Lelio De Santis non c'è rischio di un ritiro, ma sulla gestione occorre un service. Andiamo sempre all'Aquila, rotto danneggiato un contatore su due, denuncia contro ignoti, furioso del sindaco dopo aver rilevato il preoccupante dato dei sabotaggi nel New Town del quartiere di Sant'Antonio. E per quanto riguarda Campomizzi, la CGIL è sul piede di guerra, da contratti a tempo indeterminato a quelli determinati, lo ha denunciato la CGIL, 25 persone che svolgevano il servizio di portierato, nonché il servizio di manutenzione alla residenza universitaria alla Campomizzi. Scendiamo nel taglio basso, portici imbrattati, due segnalati, lo psichiatra Sconci, giovani cercano l'identità, i ragazzi di 16 anni incastrati dalle telecamere di alcuni negozi di San Berardino. E poi la pagina di Avezzano Sulmona, la cronaca nera purtroppo, schianto nella notte, muore un 23enne, terribile incidente sulla statale 83 marsicana, grave l'amico nell'auto che si è ribaltata più volte, anche due minorenni, la vittima era residente a Roma, ma era originaria di Pescasseroli, un cuoco professionista, suonava la chitarra con un gruppo. La dinamica è ovviamente al vaglio degli inquirenti che hanno aperto un'inchiesta, la vettura è uscita di strada dopo una curva. A Sulmona, accoltellamento, la ragazza voleva uccidere il padre, questa è la tesi investigativa della squadra anticrimine della polizia. E ancora Tagliacozzo, treno in fiamme, distrutto un vagone, indagini sulla natura dell'incendio, linea bloccata per 3 ore. Andiamo adesso sul quotidiano La Città, andiamo a vedere anche qualche notizia da Teramo e provincia. E allora recuperiamo rapidamente il giornale, andiamo a vedere La Città. Rifiuti di nuovo in strada per 2 giorni, prosegue il muro contro muro, i sindacati della Team proclamano lo sciopero per il 15 e il 16 settembre. Come l'8 luglio, massimo disagio, nei 2 giorni salteranno i ritiri dell'organico e dell'indifferenziato. Cronaca, stalking ed evasione, 2 arresti dell'arma, i carabinieri battono le frazioni di Villa Gesso e Putignano. E per la scuola, asili nido, solo Chieti meno cara di Teramo, ma 1 bimbo su 3 resta fuori per mancanza di posti disponibili. Andiamo avanti, l'ex OVS può riaprire a fine settembre, lavori a ritmo serrato al comunale, intanto chiude Stirparo, mentre al Gran Sasso sbarcano nuovi marchi. Andiamo ancora avanti, in provincia la procura non archivia il caso come suicidio, sopralluogo del magistrato sotto il cavalcavia della 14, disposti gli esami tossicologici, ci sono le indagini scientifiche, l'autopsia invece slitta la prossima settimana, attesa per i risultati del test del DNA, intanto la polizia continua a scavare nella vita privata della 19enne di Tortoreto alla ricerca di piste alternative al gesto volontario, e sarà importante anche capire dall'esame del DNA l'identità precisa del corpo ritrovato sull'autostrada. Cronaca, ladro di bici sorpreso e denunciato dai carabinieri a Martinsicuro, sempre per quanto riguarda appunto la cronaca. E ancora la cronaca, la banda scappa con la cassaforte a Nereto, colpo all'Eurospin, fotocopia del 2013, scomparsi 20.000 euro. La cassaforte legata con delle catene, smurata dal suo alleggiamento, poi la fuga all'interno di un furgone. Andiamo ancora avanti, Giulianova Mosciano, la pagina. In spiaggia spuntano divieti come funghi, il cartello rimosso dagli animalisti sarà riposizionato per impedire l'accesso ai cani. Le sanzioni, niente cartello, niente divieto, a Giulianova impazza da anni la guerra tra il comune e gli amici dei cani. E poi il sopralluogo, l'arma dice sia la caserma all'ex mercato coperto, altro che caserma ortofrutticola, piace anche il riferimento dalla chiesa. Adesso apriamo la pagina dello sport, tornando sul quotidiano Il Centro, andiamo a vedere appunto l'Abruzzo Sport del giornale regionale abruzzese, vediamo se riusciamo a recuperare la pagina dell'Abruzzo Sport, eccola qui, ci dobbiamo essere. Serie B, domani il debutto coi Cerotti, il Pescara avvio insidioso, Oddo con 10 assenze, infortuni, squalifica in nazionale, Biancazzurri con mezza squadra fuori, a Livorno
Oddo giocherà con il 4-3-1-2, Cocco scalpita per una maglia, Campagnaro invece non ci sarà e noi andiamo ad ascoltare proprio il neoacquisto dei biancazzurri, Cocco, intervistato da Paolo Renzetti. Ed eccolo l'attaccante che tanto cercava il Pescara, Andrea Cocco, grande protagonista l'anno scorso con il Vicenza, quest'anno i tifosi del Pescara sperano con la maglia biancazzurra. Beh, sicuramente sono contento della stagione che ho fatto quella passata e sono pronto comunque sia a ripetermi. Sicuramente non mancherà l'impegno e la volontà di far bene in questa squadra qua. Hai fatto male al Pescara lo scorso anno, quest'anno avrai il compito invece di guidare questo attacco in un campionato che potrebbe vedere, questo l'augurio dei tifosi biancazzurri, la squadra ancora protagonista. Sì, sicuramente il destino ci ha visto lungo, perché ha fatto il gol a Pescara in tutte le partite disputate con loro, quindi al di là di questo non so come il mister pensa di impiegarmi o quando, comunque io sono a disposizione, sto fisicamente abbastanza bene, mi manca un po' il ritmo partita perché in queste ultime settimane mi è mancato, però sono fiducioso per il futuro. Mister Marino a Vicenza non l'ha presa bene, la tua cessione ha creato problemi, addirittura si era parlato anche di dimissioni del tecnico vicentino. Sì, no, mi dispiace per questo accaduto perché comunque sì, avevo un rapporto bellissimo col mister, devo tanto a lui anche per la passata stagione perché mi ha dato veramente tanto sotto tanti aspetti, però sono cose che capitano nel calcio, l'importante è che sono qua, sono contento di stare qua e riparto con la grinta e con la voglia giusta. Tu sei sardo, sei abituato alle piazze calde della tua regione, arrivi in una piazza altrettanto calda che lo scorso anno spesso ha portato quasi 20.000 spettatori allo stadio Adriatico. No, beh, sicuramente questo ha influito anche nella mia scelta perché per me Pescara è una piazza importante. La guardavo negli anni passati con stupore perché vedevo la passione dei tifosi durante le partite, un pubblico caloroso, quindi per me è sicuramente motivo di orgoglio giocare per loro o giocare davanti a loro. Domenica inizierà il campionato, ci sarà questa trasferta di Livorno, un avvio non facile, Andrea Cocco ci sarà? Penso di sì, adesso vediamo un po' col mister, però potrei esserci. Le partite sono tutte difficili in Serie B, non penso che ci siano partite facili, lo sai ben meglio di me. Quindi pensiamo di partire bene perché così facendo diamo subito un'iniezione di fiducia che è molto importante. E Pescara a Livorno troverà un grande ex, parliamo di Pasquato, da voi ho conosciuto gente splendida, l'attaccante del Livorno e il grande ex, come detto, della sfida di domani. Oddo voleva riportarlo in biancazzurro ma non ci è riuscito. Anche l'allenatore dei Toscani Panucci dovrà fare i conti con le tante assenze in campo, altre vecchie conoscenze dei pescaresi, Pinzoglio, Luci e Vantaggiato. I pronostici sulla vittoria del campionato, i bookmakers puntano sul Pescara, la SNAI quota 6,5, la promozione del Delfino 100, quella del Lanciano, che andiamo adesso a vedere sempre sul centro. La carica ad Aversa, voglio la salvezza, Lanciano nato per soffrire. Domani esordio a Vercelli per la squadra rossonera, quarto debutto in trasferta. L'allenatore è ora di far parlare il campo. Formazione, ho quattro dubbi, dice d'Aversa. Ferrari scalpita per un posto nel tridente offensivo, in difesa solo Aquilanti alla maglia assicurata. E noi andiamo ad ascoltare proprio il tecnico della Virtus d'Aversa. Numericamente in questo momento ci sono 31 giocatori, dove due magari possono anche fare bene con la primavera, ma è qualche difficoltà nel quotidiano degli allenamenti. È chiaro che i ragazzi sono dei professionisti, è chiaro che non hanno nessuna colpa, magari hanno tutto il diritto di fare allenamento come tutti gli altri ragazzi componenti della squadra. Capiranno che di dove magari c'è da fare una situazione tattica dove magari non posso schierarli tutti, qualcuno rimarrà fuori, ma ripeto, sono dei professionisti, quindi devono accettare la situazione. Questo purtroppo non dipende da me, ma sicuramente non permetto a nessuno di intaccare sul lavoro quotidiano della squadra, ci mancherebbe altro. Innanzitutto c'è tempo per il rientro di Guido, ripeto, perché non mettiamo fretta alla situazione, perché rientra un infortunio grave, quindi l'errore che possiamo commettere è quello di cercare di ributtarlo il prima possibile, anche se abbiamo bisogno di giocatori così importanti. Però la prima cosa è la sua salute, perché voglio che ci dia continuità per tutto l'arco dell'anno. È un giocatore che permette di giocare sia come primo punto ma anche come punto
esterno. Poi è chiaro che utilizzando lui come punta esterna avrà delle caratteristiche diverse, magari cercherà di accentrarsi maggiormente, però può dare anche un altro tipo di disposizione, invece di tenere magari gli esterni larghi con lui, con Rozzi, con P, con Marilumo, e di giocare già di partenza più interni per lasciare spazio agli inserimenti dei terzini sulle fasce. Quindi sicuramente lo colloco in più di un ruolo, ecco, mi dà la possibilità di utilizzare in più ruolo. La mia sensazione è positiva, andiamo a giocare su un campo difficile, sappiamo come Vercelli, anche perché è stata una delle ultime partite affrontate l'anno scorso, su un campo sintetico, un campo difficile, dove dobbiamo ballare più che altro a portare a casa un risultato, e a prescindere dall'espressione del gioco. Lega Pro adesso, l'ultimo no dal CONI, parliamo ovviamente del Teramo, ora il Rebus e Vivarini, ricorso inammissibile, i campionati partiranno regolarmente. E sempre per quanto riguarda il Teramo, che partirà nel prossimo campionato con meno 6 punti per la penalizzazione ricevuta per la vicenda di Savona-Teramo, giovedì l'incontro con gli ultra da parte del presidente Campitelli, che oggi parla del futuro della sua società. Intanto è ufficiale, Bartolomei e il Teramo si separano. Il centrocampista toscano, arrivato in biancorosso a giugno, ha firmato ieri un biennale con la Reggiana, sempre in Lega Pro. Per Bartolomei dunque è sfumata la possibilità di andare in Serie B, era seguito dal Livorno. Scendiamo nel taglio basso, restando sempre in Lega Pro. Chiodi avverte l'Aquila, bisogna partire bene. Il patron, è vero, solo 200 abbonamenti, ma nelle ultime ore vedo tanto entusiasmo attorno a noi. Andiamo avanti, sempre al calcio, però calcio dei dilettanti, che parte con gli anticipi di oggi. Diop va al Chieti, Marolda ad Agnone. Oggi tre sfide di promozione, domani in campo anche la Serie D, l'Eccellenza e la Coppa Abruzzo. Lasciamo il calcio per la pallacanestro, via 2, la Proger, domani ci sarà la presentazione, stasera i Tatini a Iesi e Roseto Amatori al Palamaggetti. Pallamano invece di A1 femminile, colpo dell'HC Teramo, ecco la Vinyunkova, la russa ex Salerno, e rinforzo di prestigio nel club neopromosso. Il basket invece, la Fenix punta al salto in Serie A2, basket donne di B, gli arrivi di alcuni rinforzi di coach Merletti fanno ben sperare. Infine i giochi del Mediterraneo sulla spiaggia, l'Italia protagonista nel beach volley, stasera le coppie azzurre in campo allo Stadio del Mare, in entrambe le finalissime le pescaresi, la pescarese Lestini è stata eliminata. Scendiamo nel taglio basso, Petrosino esalta la città, ottima l'organizzazione, il direttore generale dei giochi traccia un bilancio, spesi 4,5 milioni, Pescara ha risposto alla grande. E noi ci fermiamo qui con la rassegna stampa con Mattino 6. Io vi ringrazio per averci seguito fino adesso. Vi ricordo gli appuntamenti con l'informazione di TV6 alle ore 14 e alle ore 19 con il TG6. Ancora grazie per essere stati con noi e buona giornata.